la Coppa Italia contro il Torino. Dopo aver buttato fuori la Juve, torniamo ancora una volta a giocare l'unica competizione che in realtà possiamo ancora vincere. Beh, in teoria anche il campionato, ma sarà molto 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 complicato. Intanto Icardi e il Papu Gomez se ne sono appena andati alla Serie A e invece è arrivato a Rashford, come dice il mercato. È esatto, perché siamo ancora in periodo di trattative, quindi vi invito a lasciare tantissimi mi piace per questa carriera allenatore. Arriviamo almeno a 2000 like per il mercato. Allora, l'Inter potrebbe essere interessata, oddio muoio, soffocato, a scambiare Mora con Yoguri. Tra l'altro una trattativa un po' strana. Io comunque voglio assolutamente cercare di togliere un pochino di soldini dal conguaglio economico e andiamo a vedere se Mora è un migliore, può essere l'offerta giusta per l'Inter per darci Hassan Yoguri. Perfetto, l'Inter ha deciso che possiamo calare da quello che aveva chiesto all'inizio, ma vogliono quasi 1,5 milioni. Io accetto e vado a parlare subito con Yoguri. Abbiamo praticamente venduto il capitano, Luca Mora, ma Yoguri è un giovane molto molto interessante. Allora, io accetto l'offerta di Yoguri di 36.000 a settimana e 460.000 di bonus di ingaggio, ma non ci rimangono tanti soldi. Veramente siamo andati in all-in con questa trattativa. Ma Yoguri è contento e finalmente, dopo che abbiamo inseguito praticamente per tutta estate, è un nostro giocatore. Yoguri alla SPAL. Il problema è che c'è della stanchezza e quindi devo fare un turnover massiccissimo. Però è arrivato Yoguri e quindi gioca lui. Più che altro so che sarà difficile, perché di solito quando giochiamo con dei giocatori che non sono i nostri 11 titolari facciamo veramente fatica e Belotti vorrà sicuramente buttarci fuori. Ma noi ci proviamo lo stesso, perché abbiamo fiducia comunque in tutta la rosa, nonostante ci siano assolutamente dei giocatori molto più forti degli altri e sono praticamente tutti in panchina. Ma vediamo subito Cucurella che si propone, largo sulla fascia, la mette in mezzo di testa! Subito il palo, non ci posso credere, neanche il calcio d'angolo. Ecco, questo potrebbe essere benissimo lo specchio, il riassunto eccezionale della mia vita. La sfiga totale, sempre, perenne, che mi accompagna. Attenzione, perché c'è Boye che vuole andare sul fondo. Vediamo se riuscirà a mettere il cross. Boye, ancora lui, serie di finte. Poi la dà al Gallo Belotti, che mette in mezzo per Kim. Il tiro di destro, gli Aic 1-0. Gli Aic 1-0. Noi ovviamente becchiamo il palo interno, la palla che passeggia sulla linea e non entra. Loro la prima volta che vengono giù, prima azione, pam! In porta gli Aic, super libero, smarcatissimo. Super smarcatissimo, mi viene da dire. Beh, da lì non può sbagliare, da lì non può non far gol Ademir Ljajić. Puniti, subito, subito puniti, 1-0. Paloschi, ancora dentro per Bonazzoli, la stoppa e può tirare Bonazzoli! Non ci posso credere! Cos'ha parato Sirigu? Questa parata è illegale! E siamo su livelli di difficoltà pari a quella di Reina su Matuidi l'altro giorno. Mio guri dalla bandierina, la va a prendere Cucurella sul suo mancino, la mette dentro, così il tiro, la palla ancora lì, non vuole saperne di entrare. Io non so cosa posso fare. Mio guri e Cucurella, i due nuovi acquisti insieme a Kakà che arriverà il prossimo anno. Bellissima palla sul secondo palo. Mattiello largo così a cercare ancora Bonazzoli, che fa piede perno. Bonazzoli può andare al cross sul secondo palo per Cucurella, calcio d'angolo. Ottima personalità dei due nuovi arrivati che ci stanno provando, uno col cross, l'altro col tiro da fuori. Attenzione, c'è Vitale, ancora Yoguri, è largo, la vuole mettere dentro, così bellissimo! L'assist di Yoguri alla prima partita, questa è l'azione che dobbiamo fare, non ho capito chi ha segnato Bentancur. Grande Rodrigo che si fa trovare pronto, grande Yoguri che gli dà la palla giusta, grande Spal che stava attaccando tantissimo. Questo gol è super, super, super meritato, scappa Bentancur, lui inseguono tutti gli altri e finalmente può esultare, perché Bentancur non si è ambientato benissimo in questa spalla, ma finalmente dietro le punte abbiamo probabilmente trovato il suo ruolo. Bellissima palla di Vitale per Yoguri, largo, la mette e Bentancur da lì non può sbagliarla. Questa volta Sirigu non ci arriva. 1-1 Spal. Berenguer va sul fondo, vuole mettere una palla interessante, ancora Berenguer che sterza, la mette, ma riusciamo a coprire molto molto bene. Grande Yoguri, guardate come siamo usciti, palla al piede, Mattiello può spingere la verticalizzazione. Bonazzoli va a cercare Paloschi, ancora Paloschi che vuole spingere, attenzione perché arriva Mattiello di tutta falcata, ancora Mattiello che fa sportellate, mantiene il possesso la palla sul suo sinistro, va al cross Mattiello, la mette così, riusciamo a tirare la palla che esce, ottima ripartenza della SPAL, bravo anche Bonazzoli. Bonazzoli, ancora largo così per Cucurella, attenzione, può dare una palla bellissima a Paloschi, ancora lui Paloschi, sul secondo palo arriva Mattiello, lo stop, il tiro, il gol di Mattiello!
Questa è la SPAL, questo è un contropiede, questa è una ripartenza, questa è una squadra. Esultano tutti dopo aver fatto gol, prima Bentancur, poi Mattiello, tutti di proprietà della Juve, tutti in prestito allo SPAL. Non ci interessa, l'importante è fare gol contro il Toro e buttarlo fuori dalla Coppa Italia. Attenzione ragazzi, perché qua si sta per scrivere la storia veramente. Cucurella si appoggia così a Gnoguri, vai nuovo Yaya Touré, vai così e mi fai inserire Cucurella che è entrato in area, può tirare con il destro perché è tutto mancino. C'è Nkulu che fa il centravanti, attenzione dentro così per gli Aic, bellissima finta degli Aic, va da Belotti, in area Belotti, ci mettiamo il fisico davanti, riusciamo a uscire, Gnoguri con la camba olimpica, la tiene e ci fa vincere questa partita. Super Gnoguri, super Cucurella, super Bentancur, super Mattiello, davvero bravi bravi tutti. Guardateli, due nuovi acquisti che si abbracciano, sono contenti, sono felici, ci fanno vincere le partite anche i non titolari. Però l'Inter è lì, sotto di noi e perdendo probabilmente, anzi senza probabilmente perché è matematica, ci supererebbe. Che brutta maglia dell'Inter, le facciamo proprio usare questa. E noi siamo pronti, con Gnoguri che è un po' stanco, ma vuole giocare contro i suoi ex compagni. Handanovic vuole difendere la porta dell'Inter per garantirle il sorpasso in classifica, ma noi assolutamente non vogliamo che questo accada. Ecco, perfetto, benissimo, si è rotto Musonda, si è fatto male, vediamo per quanto starà fuori. Ma perché siamo così sfigati con gli infortuni? Perché si devono sempre, e dico sempre, sempre, sempre rompere tutti? Felipe per Cucurella, attenzione perché può anche provare il tiro Cucurella, eh sì, però si addormenta, riparte Carlos Vela addirittura nell'Inter. Perisic, largo, attenzione perché non c'è Icardi, ma l'Inter può farci male comunque. Ancora Perisic, che mantiene il possesso della palla, Lazzari lo prende, invece no il tiro! Il gol di Joao Mario. E spero che non faccia gol anche in campionato perché ce l'ho contro a Fantacalcio. Mi accontento di averlo preso qua, il gol. Non capisco chi sia il centravanti dell'Inter in questo momento, dato che non c'è Icardi. Ma siamo comunque riusciti a prendere gol a Joao Mario. Quello che non doveva succedere sta succedendo. Bravissimo Perisic, ma bravissimo anche Joao Mario di prima. Un'ottima azione. Siamo sempre però noi quelli più sfortunati. Insomma, siamo sfortunati, siamo destinati ad andare in svantaggio. Bellissima palla, bellissima palla di Lazzari per Gnoguri, che esulta in faccia all'Inter dopo 10 giorni, neanche 7 giorni, che si è trasferito proprio dai nerazzurri a noi. La va a pareggiare, ma che palla, che cross di Lazzari, fatemelo rivedere, di esterno, di trivela, come Quaresma. Lazzari, eccolo qua, e Gnoguri da solo, di prima la prende al volo. Handanovic non ci può fare niente. 1-1, il pareggio Gnoguri, andiamo sotto, ma poi ne riprendiamo con l'assist o col gol di Hassan. Gnoguri, il nuovo Yaya Touré, è nostro, è preso e sala tutto. Cucurella, Gnoguri, ancora Rizzo che si appoggia sapientemente a Viviani, ripartendo da dietro. Viviani però perde un brutto pallone al centrocampo mentre stiamo salendo e siamo scoperti. Ancora Perisic, va Gnoguri, vuole prendergliela e gliela prende, e poi ancora Gnoguri non riesce a recuperare il pallone, ma ha rallentato tantissimo la manovra. E poi Lazzari, ancora Lazzari, ancora Lazzari, esce e se ne va a prendere il pallone Borja Valero, tecnica del Sasso, la recupera e poi ancora Lazzari, Gnoguri la riperde. Mamma mia, non vuol finire questa azione. Ancora Borja Valero per Perisic, il tiro, merit, san merit. Aia, questo è un po' un casino, questo è veramente un disastro. Al 45esimo minuto di gioco, nel momento in cui dovevamo solamente aspettare e andare nello spogliatoio per riposarci un attimo. E invece no. E invece no. Abbiamo deciso di prendere gol Deider. Abbiamo deciso di prendere gol Deider Martins. Attenzione. È successo veramente. Al 45esimo gol di Eder, che gioca a centravanti al posto di Icardi. Ok, ho detto tutto. Marco Boriello la dà così a Cutrone, poi dentro, ancora Boriello, vuole andare avanti, l'Inter che si apre, Boriello può tirare, Handanovic ha fatto un mezzo miracolo, non riusciamo a ribadire di testa. Ancora Gnoguri che porta palla in questo modo qui, e poi dentro, per Boriello che ha tagliato, ancora Boriello, va a cercare, dentro Cutrone, si appoggia col tacco, bellissima azione, ma ha tirato una scoreggia Rizzo. Gnoguri, verticalizzazione, cercare Cutrone, si può girare in un fazzoletto, Cutrone! Questo, come al solito, è il suo gol, il suo sigillo per il 2-2 sull'Inter. Il pareggio potrebbe anche andare bene, l'importante è non perderla questa partita. Bellissimo gol di Cutrone, bellissima azione, bellissima riapertura, spirito e tanto cuore. E guardate l'assist di chi è, ancora una volta di Gnoguri, che dà un pallone bellissimo e poi si inserisce pure, voleva andare a fare anche gol. 2-2, Gnoguri, super mega iper decisivo e 13esimo gol in Serie A per Cutrone. No, è un casino anche questo. Vela per Pienamonti, il tiro di Pienamonti, non ci credo.
Non ci posso credere, abbiamo preso gol dal ragazzino. Che mi avevate anche chiesto di comprare, tra le altre cose. Ci ha fatto gol il ragazzino. 3-2. Sempre Borja Valero che dà queste palle bellissime. Questa volta a Vela, che fa l'assist per Pienamonti. Che da fuori area, addirittura, ci punisce per il 3-2. Dai ragazzi, dobbiamo andare a farne almeno un altro per riaprire la partita, per il pareggio, per non andare a casa sconfitti. Lazzari fa tutta la fascia in diagonale. Bisogna andare in attacco totale, bisogna spingersi tutti in avanti per andare a cercare di fare il gol del pareggio del 3-3. Sarebbe insperato, sarebbe bellissimo. Ancora Boriello, vuole andare largo così. No, era troppo prevedibile, ma la palla la recuperiamo noi e poi la perdiamo. Abram spinge ancora una volta l'attacco dell'Inter. Pienamonti, ancora Abram sulla sinistra che si può liberare. Può metterla Meret, dai tirati su. Attenzione, possiamo andare. Attenzione, possiamo spingerci con noi con Omu che sta facendo il centravanti. Vai Mario, vai Mario, vai Mario, vai. No, non ci credo. È uscito questo pallone. È uscito questo pallone da centravanti puro al 90esimo. Oi con Omu. No, 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 non c'è più tempo. Non c'è più tempo e finisce qua la partita. Finisce qua. Non ci posso credere. L'abbiamo persa per 3-2. Non ci voleva questa cosa, no, assolutamente no. E infatti siamo sesti, eravamo terzi e abbiamo perso addirittura tre posizioni. Ma siamo tutti lì in un fazzoletto, a due punti di distanza. E io ragazzi vi saluto con l'allenamento dei nostri ragazzini, dei nostri giovani. E tra poco, nel prossimo episodio, si concluderà anche il calciomercato. Una vittoria bellissima in Coppa Italia, una sconfitta che non ci voleva in campionato. Ma tutto sommato un ottimo episodio. E nel dubbio Musonda è fuori per 3 mesi, 3, così. Lasciate un mi piace consolatorio per questa brutta notizia.